Bene, siamo andati con i colleghi, con l'avvocato, a incontrare il governatore Toti. Devo dire che, ovviamente, con le considerazioni del caso, l'abbiamo trovato però molto tonico, come sempre, ovviamente, questo non ha destato nessun tipo di sorpresa per chi lo conosce, quindi molto lucido e determinato, soprattutto, e questo ovviamente ci incoraggia a continuare la nostra azione politica, così come è sempre stato in questi anni, rispettando sia quelli che sono i programmi politici che ovviamente i cronoprogrammi per quanto riguarda tutta l'azione che ne consegue. Quindi sostanzialmente di questo abbiamo parlato. Sono qui delle domande specifiche. Passa a Marco, poi dopo Direi quando abbiamo fatto. che siamo determinati ad andare a proseguire la nostra azione e confidiamo ovviamente sempre nel pieno rispetto delle parti, anche che si faccia chiarezza il prima possibile. Il Presidente Toti primo a volerlo perché possa ritornare il prima possibile alla guida della regione e continuare quell'azione politica che ha portato veramente dei cambiamenti positivi sul nostro territorio e soprattutto ha permesso di godere come Regione Liguria di quella considerazione che probabilmente era mancata nelle precedenti amministrazioni regionali. E lo dimostrano ovviamente tutti i fondi del PNRR che vedono la Regione Liguria detentrice circa del 15-20% dei fondi del PNRR nazionali complessivi. Quindi questa è una dimostrazione di quanto è stato fatto in questi anni.